C'era una volta il verbo avere. Have. Dovevamo fare una frase con il signor You. You have a lantern fish. Ma un bel giorno si pone la questione di fare la domanda. E il povero Have, nudo e crudo, non ce la fa mica. Perché noi in inglese mica ci abbiamo solo il punto di domanda per fare le domande. Abbiamo bisogno di una parola speciale all'inizio della frase. Che parola è? Do. Do, do, che è un verbo. Do you have a lantern? È un verbo specialissimo. Fortissimo. Fortissimo. Do you have a lantern fish? Ma un giorno you è stanco. E se ne va. E viene questo he e dice: voglio fare io il protagonista di questa frase. He. E have dice: oh, ma io ho bisogno con he, ho bisogno del mio amico has, ma lui è deboluccio. Non ce la fa mica far la domanda. Allora Du dice: ma io sono forzuto, ricordi? La prendo io la S di he. E divento does. Does he have a lantern fish? Does he have a lantern fish? Capito? Ma sapete che il do fa anche un'altra cosa? Torniamo al signor Yu, che nel frattempo si è svegliato e è tornato. E vogliamo fare una negazione. Abbiamo nt. Porca miseria, nt sta proprio male da solo. You nt have. Nt have. No. No. Not you. Nt. Nt. Quindi, cosa abbiamo bisogno? Il verbo forzuto? Ma che does? Con you no. Do. Do. You don't have a don't have a lantern fish. You don't. E quando però you se ne va e arriva he, cosa succede a do? Dice: non preoccuparti, have, per la S, perché ce l'ho io. He doesn't have a lantern fish. Ok? Clap your hands. Applause. Story's over.